Direi che possiamo cominciare. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie naturalmente di essere qui a cominciare con noi, assieme a noi, per noi, in qualche modo questo percorso, questo ciclo di incontri che vuole essere un percorso, come avete visto dal titolo, su questo tema di scottante attualità, il tema del Mediterraneo, di scottante attualità, soprattutto quest'anno, solo quest'anno, lo scorso anno, sul tema del Mediterraneo. Io permettetemi, prima di cominciare, insomma, un ringraziamento che non vuole essere di prammatica e neanche di rito, ma davvero veramente molto sentito, alla Fondazione per aver come sposato l'idea di organizzare un ciclo di incontri come questo, che è parso da subito a tutti noi, insomma, particolarmente interessante e particolarmente pregnante per i temi che può dischiudere su molti livelli, sulle molte cose che si possono dire. Un grazie naturalmente agli ospiti che interverranno durante questo ciclo di incontri. Questa sera è con noi il professor Rizzi e vengo subito a dire qualcosa a proposito del nostro ospite di questa sera. Due parole semplicemente per inquadrare un pochino il tema di cui parliamo questa sera, di cui parleremo nelle prossime settimane in questa serie di incontri, che sono per necessità in qualche modo anche molto ravvicinati fra di loro, ma è stato il modo per avere la disponibilità dei relatori che intervengono e che interverranno. Dunque, un ciclo di incontri sul tema del Mediterraneo che abbiamo intitolato L'occhio del ciclone, no? Guardando dall'alto il Mediterraneo, con una fotografia, se lo immaginassimo, insomma, preso con una fotografia che riesce a ritrarlo tutto quanto, ha quasi proprio la forma di un occhio, no? Questo Mediterraneo. Abbiamo quindi giocato un pochino sull'ambivalenza di questo termine, l'occhio e l'occhio del ciclone, una zona, una grande area, una macro area regionale, come la si chiamerebbe, che sta proprio nell'occhio del ciclone, che la cui storia è segnata proprio da cicloni, di eventi e di fatti che si sono per l'appunto fatti e disfatti, e lì è passata un po' la storia. E dentro qui il grande tema che ci impegna è quello che abbiamo imparato a conoscere della primavera araba, no? Come è stata definita nel corso degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, degli ultimi due anni. Una primavera araba che, a dire la verità, è cominciata venendo definita come rivolta del pane. In molti paesi si parlava di rivolte del pane, dopodiché molto presto, come dire, i travolgimenti, i rivolgimenti e questa grande onda che si è propagata su tutti i paesi che riguardano la sponda sud del Mediterraneo ha fatto presto parlare di primavera araba, come a dire che la rivolta del pane non era una categoria sufficientemente ampia e sufficientemente pregnante per poter dire a che cosa stavamo assistendo. Primavera araba come proteste e agitazioni tuttora in corso, per la verità, nelle regioni del Mediterraneo e del Nord Africa. Molti paesi variamente coinvolti a più livelli e in modi diversi, dall'Algeria, al Bahrain, l'Egitto, la Tunisia, lo Yemen, la Giordania, la Libia, la Siria, la Mauritania, l'Arabia Saudita, l'Oman, il Sudan, la Somalia, l'Iraq, il Marocco, il Kuwait, in qualche modo anche l'Albania. In qualche modo anche l'Iran, non c'è paese insomma della sponda sud del Mediterraneo che non sia colpito e coinvolto dalle rivolte di questi mesi. Vi sono naturalmente poi casi più eclatanti, penso alla Tunisia, penso alla Libia, penso all'Egitto, per citare soltanto i maggiori. Primavera araba dunque, la seconda etichetta che metto un pochino lì rapidamente è tutto in un anno. Se ci pensiamo, se facciamo un pochino memoria di quel che è successo, di quel che abbiamo letto sui giornali o dalle informazioni che abbiamo avuto, è a dicembre del 2010 che succede, che esplode la rivolta in Tunisia. È a gennaio di quest'anno che cominciano i primi scontri al Cairo. È a febbraio di quest'anno, tra febbraio e marzo, che accadono i primi scontri in Libia
partendo da Bengasi per arrivare poi alla risoluzione, la no-fly zone e poi ai fatti più recenti. A gennaio del 2011, forse ricordate qualche immagine dell'Albania e di Tirana in fiamme, dicembre del 2010 era l'Algeria, sempre gennaio del 2011, da gennaio del 2011 la Giordania, insomma, e siamo a novembre del 2011, è proprio successo tutto in un anno e sta accadendo tutto in un anno, anche con cicli che in qualche modo sembrano avviati verso una chiusura. In Tunisia si è votato poche settimane fa le elezioni, le cui immagini abbiamo visto tutti alla TV. Di qui la riflessione della Fondazione, la scelta per l'appunto di programmare questo evento, che dobbiamo dire, ci rendiamo conto già questa sera, che è un ciclo di incontri che in qualche modo sembra addirittura essere superato dagli eventi stessi. No? Noi abbiamo cominciato a pensarlo nella tarda primavera di quest'anno, e arriviamo a novembre adesso quando lo cominciamo, e per l'appunto ci sono cicli che sembrano già in qualche modo avviati verso una chiusura, accadimenti in qualche modo definitivi che per l'appunto sono successi, pensiamo a quel che è accaduto in Libia, Gheddafi, la morte di Gheddafi di qualche giorno fa. E dunque siamo qui per provare a riflettere insomma un pochino su questi temi e su quel che è accaduto. Chi tra i primi, deve essere detto in maniera molto chiara, ha fissato in qualche modo le tappe degli accadimenti, le tappe di quel che è accaduto nel corso dell'ultimo anno nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, è proprio il nostro relatore di questa sera, il professor Franco Rizzi, che è professore ordinario di storia dell'Europa e del Mediterraneo presso l'Università di Roma III, ma insomma se, come dire, una serie di attività e una fucina di idee che come dire, lo rende uno dei maggiori esperti, certamente in Italia, di storia del Mediterraneo. È fondatore e segretario generale di UNIMED, che è un consorzio, l'unione di più di 80 università che, come dire, si affacciano in qualche modo sui paesi del sul Mediterraneo e insistono nei paesi del Mediterraneo. È direttore di Med Arab News, che è un organo di informazione, che è una sorta di rassegna stampa estremamente interessante sui temi appunto che riguardano più direttamente il Mediterraneo. Lo abbiamo strappato, come dire, tirandolo per la giacchetta i suoi numerosi impegni, domani in partenza per il Cairo, siamo riusciti, come dire, ad incastrare questa serata in maniera, oserei dire, grazie alla sua cortesia, estremamente interessante. Dopodiché noi lo abbiamo invitato questa sera perché il professor Rizzi è autore di questo volume, che è uscito per Castelvecchi Editore proprio quest'anno e che si intitola proprio Mediterraneo in rivolta. È quello che, come dire, nel gergo editoriale chiameremmo un instant book, un libro che, come dire, nasce mentre gli eventi si fanno. E in effetti ha proprio questo pregio, no? Quello di fissare un pochino alcune categorie, anzitutto i fatti, che non è cosa scontata, dopodiché alcune categorie interpretative e analitiche per capire che cosa stava accadendo, mentre stava accadendo, in diversi paesi in cui avanzavano le rivolte. Ed è un libro prezioso, secondo me, è ancora più prezioso perché è in qualche modo un vero e proprio strumento di lavoro. Non è soltanto un libro che, come dire, narra dei fatti, un'inchiesta giornalistica o un reportage, ma è un libro anche che mette al lettore in mano alcuni strumenti concettuali per capire, a partire dai nomi delle cose che accadono, per l'appunto le cose che accadono. C'è tutta una sezione dedicata proprio alla definizione di alcuni dei termini più ricorrenti e più utilizzati: chi sono i fratelli musulmani, che cos'è il movimento di Hamas. Diventa quindi uno strumento assolutamente prezioso da questo punto di vista. Ora, con il professor Rizzi, che ringrazio ancora di essere qui con noi, vorremmo insomma proprio riflettere su che cosa sia questo Mediterraneo in rivolta. Io lascio immediatamente la parola a lui perché, come dire, ci spieghi un pochino il senso
del titolo di questo libro e a partire da questo perché ci dia alcuni strumenti per comprendere di che cosa parliamo quando parliamo di Mediterraneo di volta. Anzitutto voglio ringraziare la Fondazione Capostrini e Lorenzo Migliorati che mi ha invitato questa sera. E poi lasciatemi dire una cosa a proposito degli avvenimenti che accadono nella nostra Italia oggi. Sono sempre colpito dalla ricchezza di questo paese, dall'interesse della gente, e sono sempre colpito del divario che ci esiste tra la gente e le nostre istituzioni. Vedere una fondazione come questa, vedere anche l'impegno da parte delle sorelle che tengono anche questo istituto. Io sono stato ospitato nella casa del Montorio, da un posto delizioso, con una gentilezza d'animo che veramente insomma, non si sente, io sono una voce, la mia voce non viene ovviamente dal mestiere che faccio, che non sono un cantante, sarei nominata perché voglio fare lezioni, ormai un po' di anni che faccio lezione. E quindi sono rimasto colpito anche da tutta questa dell'esistenza di questa ricchezza, e rimango sempre colpito dal fatto che in Italia c'è tanta ricchezza di questo tipo e che molto spesso non si ha la consapevolezza di tutto questo. Volevo dirvi queste cose perché insomma in un momento anche abbastanza critico per la situazione italiana penso che bisogna pensare da dove veniamo e chi siamo e non lasciarci intimorire dalle finanze internazionali che sono cose che non si toccano, che non si capiscono, neanche non le capisco, ma neanche tanto, ma che giocano con la vita degli uomini e delle donne. E questo discorso del gioco con la vita degli uomini e delle donne l'hanno fatto non soltanto in Europa, l'hanno fatto anche nel Mediterraneo. Allora, qual è la genesi un po' di questo libro? Perché da lì si capisce anche il modo con cui ho affrontato questo problema. Io ho lavorato abbastanza insomma, su questi temi del Mediterraneo e mi sono sempre accorto, ho sempre sottolineato, anche in altri libri che avevo fatto, ho sempre sottolineato il fatto che il rapporto tra l'Occidente e la riva sud del Mediterraneo era un rapporto malsano, nel senso che in un altro libro che ho fatto si chiama L'Islam giudica l'Occidente e una riflessione sui luoghi comuni. E in realtà voglio dire, noi abbiamo vissuto, conviviamo e giudichiamo e ci posizioniamo verso mondo del Mediterraneo in una maniera diciamo abbastanza paradigmatica, cioè voglio dire abbiamo una serie di schemi mentali più o meno diciamo, convinti anche se siamo delle persone generose, aperte, democratiche e così via, ma ci rimane sempre attaccato qualcosa che riguarda diciamo un modo di vedere questa riva sud del Mediterraneo. Con una specie di strano sentimento che è legato ovviamente, diciamo così, ne parlavamo prima con Lorenzo, che è legato evidentemente al modo con cui si ricorda e al modo con cui non solo si ricorda, ma quello che si ricorda e quello che si dimentica ovviamente. E allora noi siamo, non dico noi, parlo soprattutto dall'Occidente, parlo dell'Europa, diciamo della grande potenza europea, abbiamo avuto la grande capacità e abbiamo la grande capacità di dimenticare che cosa
siamo stati nel XVIII secolo, che la situazione che si trova nel Mediterraneo del Sud è una situazione che abbiamo creato noi. Quindi, voglio dire, se noi non partiamo da una consapevolezza e da una coscienza di questo nodo centrale che è stato il colonialismo, noi non usciremo mai da questa ambiguità. Quest'anno ho fatto un corso, la prima parte del corso, che è stato dedicato al colonialismo italiano. Il sottotitolo era "Italiani per la gente". Io sono rimasto colpito di vedere degli studenti, diciamo, tanti, non avevano assolutamente nessuna, non dico conoscenza, ma nessuna, non sapevano neanche che ci fosse stato un colonialismo, che l'Italia avesse... Ma questi sono elementi estremamente importanti e gravi allo stesso tempo, perché se l'Europa, come ha fatto, cioè è riuscito a fare il lutto in un certo senso e a interrogarsi, a rendersi consapevole di quello che è successo, diciamo, nella Seconda Guerra Mondiale e l'Olocausto e la Shoah, diciamo, e la distruzione di tante vite umane, no? Perché ancora il ricordo di questo esiste, non c'è nessuno che parla di quello che è stata, per esempio, la colonizzazione italiana, la colonizzazione francese, la colonizzazione inglese e così via. Pensate soltanto a quando c'è stata la rivolta non c'è, spero che non ci sia tanto questa ufficialità in questo che è. Quando c'è stato l'attentato a Graziani in Libia, gli italiani sono scesi in piazza e hanno fatto 3.000 morti, che poi bisogna pure mettere da qualche parte 3.000 morti, no? Non è una cosa semplice, e usavano anche armi che potessero servire già a sbrigarsi, perché doveva essere fatto tutto subito. Ora, voglio dire, o i francesi in Algeria avevano scoperto, diciamo, che era più facile mettere della gente nelle caverne, chiuderle, no? E dare fuoco, invece di ammazzarle uno per uno. Ora, questa è stata l'Europa. Non è che l'Europa sia stata soltanto la patria che ha coltivato i grandi valori della democrazia, ci sono state anche queste, ma questa era anche l'Europa. Vedete cosa è successo in India. Quindi questo elemento è un elemento, secondo me, fondamentale per capire il rapporto con la riva sud del Mediterraneo e per capire soprattutto, no, che cosa vogliono questi arabi, che vogliono. Allora, tutta la retorica, saremo invasi, le orde, sono dimostrate 20.000, 25.000 persone che sono una grande nazione di 60 milioni di abitanti, fa ridere. Però questo è un elemento fondamentale per, in generale, per pensare al sud del Mediterraneo con la paura. Allora, se non c'è paura, il potere ha la capacità, la possibilità di gestirsi meglio se vede che gli altri hanno paura. E questo elemento della paura è un elemento fondamentale nella gestione del potere. Quindi il fatto che questo popolo arabo, musulmano, a un certo punto è scoppiato perché dietro c'è tutta una storia.
che l'ha portata a questo. E nel mio libro, quando lo diceva Migliorati, nel mio libro c'è l'attenzione, non è lo stato buco, perché l'attenzione in questo mio libro è focalizzato sul fatto che se non si capiscono queste cose, non si riesce a capire come mai questi qui sono riusciti a, diciamo, a ribellarsi. Io non ho usato mai né Primavera né Primavera, poi ci sta l'inverno, infatti hanno cominciato a dire ma è primavera o inverno, poi ci sta l'estate, io ho evitato completamente, perché è una rivolta. È una rivolta che non è diventata, o è una rivoluzione, non ho usato fino a dire a parlare di rivoluzione, perché anche da questo punto di vista è come se io volessi scongiurare anche per il futuro, perché le rivoluzioni spesso sono andate a finire male, sono andate a finire. Allora mi sono fermato lì alla parola rivolta. Come giustamente ha detto Migliorati, non è una rivolta del pane. Non è che in Italia la stampa immediatamente si è fiondata su questo elemento dicendo che questi hanno fame. Sì, questi hanno fame, ma hanno fame di che cosa? Se voi pensate alla morte di questo giovane Mohamed Bouazizi, che ragazzo di 27 anni, che faceva come mestiere, vendeva verdura e frutta, la mattina si alzava alle 5, andava ai mercati generali, comprava questa verdura e frutta e poi un carretto girava, no, per le strade per vendere questa verdura e frutta. E la polizia sapeva perfettamente che non aveva la licenza, che nessuno aveva la licenza per fare queste cose qui. E la polizia sapeva perfettamente che poteva fermarlo in ogni momento e dire a questa persona documenti. E sapeva perfettamente che non li aveva i documenti a posto. E questo avveniva periodicamente. E il rilascio poi, il sequestro della merce, il rilascio di queste merci significava per lui tirare fuori 20-30 euro, che su una somma di 150 euro che guadagnava tutto il mese cominciava a diventare una cosa pesante. Con questi 150 euro doveva mantenere la famiglia, cioè doveva mantenere due sorelle, la madre, perché il padre era morto, e una sorella che si era laureata, un'altra che stava all'università, e lui stesso ha dovuto fare questo mestiere dopo il terzo liceo, perché non aveva la possibilità di andare avanti. Quest'uomo, quando ha avuto l'ennesimo fermo e ha detto e ha chiesto ma perché mi fermate? Sapete perfettamente che non ho i documenti. E la risposta è stata ma tu sei, non sei niente, non sei. Ma noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Perché questo è stato anche il discorso che ha in un certo senso caratterizzato anche in Egitto, in altri posti, questo disprezzo, chi sei? Allora lui ha pensato che probabilmente doveva rivolgersi al sindaco, diciamo, doveva andare al sindaco e dire al sindaco ma come? Cioè, io sono un cittadino, sono nato a Sidi Bouzid, voglio parlare con il sindaco e dire ma insomma il sindaco che sappia queste cose. Quando è andato al comune, il comune gli ha detto ma chi è questo Mohamed Bouazizi? È uno che vende la lettura, ma che vuole? No. Allora lui ha pensato di darsi fuoco, quindi ha pensato al suicidio non come atto normale che succede quando uno si suicida, è un atto isolato, un atto personale, è un momento, diciamo così, in cui uno sa con se stesso e fa quello, un atto, diciamo, così importante, così grave, no? Ha comprato la benzina con i soldi che gli rimaneva e si è bruciato sulla pubblica piazza di fronte al comune. Si è bruciato per dire, mandando un messaggio, dicendo non mi riconoscete manco la dignità di essere un cittadino. E questo problema della dignità è un problema centrale nel mondo arabo. È un problema che noi probabilmente abbiamo varie scappatoie, abbiamo varie possibilità di aggiustare, ma c'è un problema di dignità
per l'uomo è fondamentale. Se tu neghi la dignità, cosa gli rimane? E da lì è scoppiato tutto. Pensate un attimo a un atto come quello di Mohammed Bouazizi, che è stato come, diciamo, un effetto domino, no? È scoppiato dappertutto nel mondo arabo, in una maniera, diciamo, non violenta, perché le manifestazioni che sono state fatte senza le armi. E quindi andare a fare una manifestazione non autorizzata con un sistema poliziesco e dittatoriale che esisteva in quei paesi significa io vado, ma non so se ritorno. Quindi immaginatevi un pochettino lo stato d'animo e la consapevolezza di questa gente che ha detto basta. E questo basta è stato un basta che aveva come significato anche un tentativo di capire chi siamo. Siamo tutti terroristi, spesso in Occidente. Chi siamo? Da dove veniamo? Una grande civiltà, però nello stesso tempo questa civiltà sempre spezzata, sempre mortificata. Il colonialismo, la decolonizzazione, la creazione di paesi fatti a tavolino. Ci mettiamo insieme, diciamo, qua facciamo la Giordania, qua facciamo il Libano, patti mai rispettati. E quindi questo fatto di avere una meta, che la meta secondo me in questo senso la rivoluzione non è finita, e devo dire che secondo me la rivoluzione non è finita un po' dappertutto, in alcuni posti non è neanche iniziata, ma l'impressione è che si aggira un fantasma, gente completamente stufa. E non trova forme ancora, non ha ancora un interprete di questa situazione, se non categorie vecchie, ma l'aria che si respira è un'aria di incapacità di sopportazione, e la incapacità di sopportazione è stata uno dei motivi fondamentali che hanno spinto questi popoli del mondo arabo a ribellarsi. Io mi fermerei qui per il momento, perché ho altre cose da dire, ma siccome siamo rimasti d'accordo che facciamo un minimo di dibattito, che se no faccio un monologo, ridò la parola a Migliorati per continuare. Non me ne vado però questo qua. Grazie, sì, grazie di questo primo... di questo primo intervento. In effetti, anche scambiando qualche parola prima, si conveniva proprio sull'idea che ci sia e sia estremamente forte, no, questo tema della dignità calpestata, della dignità calpestata per decenni attorno alle popolazioni della sponda sud del Mediterraneo, e d'altra parte che, come dire, sia una dignità calpestata nel piccolo, come nel caso del tunisino Mohamed Bouazizi, e nel grande, come nel caso delle grandi politiche per l'appunto del colonialismo e della decolonizzazione, che sono tra l'altro dal punto di vista nostro europeo i grandi rimossi un pochino, no, della storia del Novecento, insomma, chi per l'appunto si ricorda più di che cosa è stato e di che cosa ha significato il colonialismo. Scusa, ma per dire una cosa rispetto a questo, quando Sarkozy è andato 3-4 anni fa in Algeria, l'Algeria è molto importante per la Francia ovviamente, Bouteflika, il presidente, gli ha chiesto di fare una dichiarazione sul colonialismo non francese, e lui ha detto, dice, no, io una dichiarazione che posso fare è la seguente: dobbiamo girare pagina. Allora, questa sembra una bella frase, però bisogna leggere la piccola pagina e poi la giri.
perché se no ci tutte le pagine e dell'Italia alla fine non hai capito niente, non hai capito. Quindi questa è un pochettino anche questa la mentalità, scusa. No, assolutamente. Quello su cui mi interrogavo e ci interrogavamo e mi piacerebbe chiedere un suo parere è questo. Parto da quest'altro libro invece che mi sono portato questa sera, che è di un altro storico, uno storico famoso, uno storico che è entrato nella storia in qualche modo, Fernand Braudel, è uno storico francese che è morto nel 1985, che tra gli ultimi pubblicò, lavorò proprio sul tema del Mediterraneo, no? Fece questo lavoro a più mani per la verità, che si intitola proprio Il Mediterraneo, lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, insomma un grande affresco sul tema del Mediterraneo, sulla, come dire, su questa culla che sta a cavallo tra l'Europa, l'Asia, l'Africa, insomma questo grande mondo. In uno dei saggi più interessanti, scritti proprio da Braudel dentro questo testo, lui ci dice che, come dire, è difficilissimo rintracciare, anzi è praticamente impossibile rintracciare delle categorie che possano essere universali, universalizzanti rispetto all'interpretazione della macro regione del Mediterraneo. Però tra queste, se proprio dobbiamo individuarne una, c'è il tema, come lo chiama lui, della civiltà. E quindi attorno al Mediterraneo, dice, ci sono sostanzialmente tre grandi civiltà che si sono affacciate e che hanno costruito la loro storia. L'Occidente, definito variamente come cristianità e prima ancora come romanità. L'Islam, che Braudel intende come un contro-Occidente, e scrive con le ambiguità che comporta qualsiasi profonda contrapposizione, che è insieme rivalità, ostilità e acculturazione reciproca. E poi l'universo greco ortodosso, in qualche modo, l'universo ortodosso. Ecco, quanto questa categoria, la domanda è, quanto queste categorie, queste generalizzazioni possono essere utili per interpretare le rivolte e il Mediterraneo in rivolta? Io credo che da questo punto di vista ci troviamo, potendo ovviamente una specie di santone non si tocca molto facilmente, i suoi lavori sono lavori impressionanti, quindi bisogna andarci cauti quando si parla di Braudel. Però io penso una cosa, più che fondare tutta questa roba che sto per dire su un'analisi scientifica, è un sentimento che ho, ma siccome diciamo gli storici per fortuna vivono anche di questo fatto, del sentimento che hanno della loro esistenza e un rapporto al passato, la loro esistenza pensano ovviamente il rapporto al passato, io sono convinto, l'ho detto anche in questo libro ma anche in altri libri, che ci troviamo di fronte ad un cambiamento di prospettiva. Ora, senza arrivare a queste grandi macro categorie come Islam, Occidente, mondo greco ortodosso e così via, se noi rientriamo in categorie molto più diciamo comuni, molto più alla portata delle persone normali che vivono una normalità, ci si rende conto che queste categorie che noi, con cui noi abbiamo visto, abbiamo interpretato, abbiamo diciamo, pensato, no? Il Mediterraneo, sono delle categorie che sono completamente saltate in aria. Pensate per esempio alla categoria dello scontro delle civiltà. Oggi non credo che per esempio un'operazione Fallaci potrebbe funzionare. L'operazione Fallaci è stata un'operazione editoriale soprattutto, ovviamente hanno venduto quello che hanno voluto, no? Facendo anche lì leva su un sentimento, un retaggio, una, come dire, una qualcosa di indistinto, no? Perché se uno poi chiede in maniera a ogni persona che cosa significa questo sentimento,
non sanno neanche cosa dire. E credo che sarebbe difficile oggi una operazione di questo genere, un'operazione che era legata anche all'11 settembre, insomma, a fatti reali anche. Quindi pensate ancora, per andare oltre al discorso della esportazione della democrazia. Ieri sera ho visto un film alla televisione, al Sky, con Sean Penn, che si chiama Fair Game. Fair Game è la storia, diciamo, dell'invasione dell'Iraq da parte dell'America. Ora, voi vi ricordate, perché l'avete visto tutti, no? Che non Fair Game, ma vi ricordate perché l'avete visto tutti con il Powell alla televisione che diceva guardate la traccia, che era la boccetta di Powell, qualsiasi, ovviamente, no? E che quindi Saddam Hussein stava costruendo, diciamo, l'atomica, stava... Tony Blair, che diceva che 45 minuti ci mettono gli iracheni, che non c'erano niente, manco gli occhi per piangere sotto quel dittatore che era Saddam Hussein. Allora, di che cosa hanno parlato? Hanno parlato dell'esportazione della democrazia. Come pensate che si possa esportare la democrazia? Allora, vedete come tutte queste categorie, scontro delle città, esportazione della democrazia, uno storico di origini giapponesi, Fukuyama, scrive un libro, ha avuto un grande successo, La fine della storia. Dopo l'89 la storia è finita, perché significa che si è finalmente... siamo approdati ad un modello unico di democrazia liberale. Quindi l'Est e la cortina di ferro e la guerra fredda erano finite. Quindi ormai l'Europa, ovviamente, era, diciamo, caratterizzata da questo schema. Huntington, con lo scontro delle civiltà, è un libro che ha fatto un male incredibile. E poi quanti l'hanno letto questo libro? Molti l'hanno comprato, ma quanto l'hanno letto? Poi un libro così, bisogna leggerlo. E poi tutti i derivati da queste macro categorie, che sono una serie di intellettuali americani neoconservatori, che erano, diciamo, funzionali alla politica americana. Ora, qui non si tratta di prendere posizione a favore necessariamente dell'Islam, ma vogliamo fargli dire, fargli esprimere, vogliono loro una volta per sempre della vita. Vogliamo fargli. Pensate adesso che cosa sta succedendo, o quantomeno hanno tentato, non è stato completamente realizzato il disegno. A proposito della vittoria, se non in modo assoluto, ma insomma abbastanza relativo, ma una grossa vittoria da parte del partito islamico di Ennahda. Allora, è un partito islamico moderato, non è un partito islamico moderato, cioè se fosse un partito, è giusto chiedersi una serie di cose, ma lo vedremo, no, vedremo cosa succederà. Personalmente io credo che non può succedere niente, perché la società in Tunisia è una società fondamentalmente laica. Ed è chiaro che anch'io ho visto dei fenomeni di ragazze che sempre più si velavano, ci mettevano con il fazzoletto poi. No. Ma questo è un segno di distinzione. Io sono stato non molto tempo fa a Gerusalemme. E a Gerusalemme, l'entrata di Gerusalemme Est è la porta di Damasco, e si entra in una specie di piccolo souk, si entrano, dove si vedono passare, no, ebrei e arabi. Ormai sia gli ebrei che gli arabi hanno un segno per farsi riconoscere, perché ovviamente molti ebrei, essendo sefarditi, cioè venendo dai paesi arabi, sono come gli arabi, perché
hanno vissuto Soneri e così via, hanno, si mettono la tippa, si mettono la tippa anche quando vanno a fare jogging, come le donne si velano per quasi a dire guardate che noi siamo da questa parte, noi siamo da quest'altra parte. Ora, questo segno, questo bisogno di essere identificati, io credo che sia la base di molte cose che stanno succedendo. Cioè, non è possibile immaginare di rivolgersi a questo mondo pensando che questo mondo funzionerà necessariamente come il nostro. E come funziona il nostro? Qual è la democrazia? Forse sta scoppiando, se la democrazia è quella lì che la Commissione Europea ci manda il commissario e ci dice cosa dobbiamo fare. Questa democrazia a cui noi avevamo pensato e aspirato, oppure il Fondo Monetario Internazionale, una banca mondiale che giudica che cosa bisogna fare, dice ai vari, alla politica come si deve atteggiare. Forse siamo di fronte ad un cambiamento anche del concetto stesso di democrazia. Forse dobbiamo vivere, non so se tutti arriveranno, non so, forse le nuove generazioni dovranno vivere in un quadro, diciamo, di democrazia che è completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto, della democrazia parlamentare che abbiamo conosciuto. Il dibattito oggi che si fa nei paesi arabi è un dibattito di questo genere, deve essere una democrazia presidenziale o una democrazia parlamentare. Neanche loro lo sanno bene, dicono ma forse è meglio presidenziale perché venendo da una dittatura forse è più semplice e più facile anche, no, per certi versi, gestire il potere. Allora, abbiamo bisogno necessariamente di recuperare la complessità, perché senza il recupero della complessità, che poi ognuno la conosce la complessità della vita, nessuno può dire no, io non la conosco. Stiamo vivendo ogni giorno, si rende perfettamente e non si riesce mai a capire per quale motivo, diciamo, il mondo musulmano dovrebbe avere la stessa complessità della vita. I bambini vanno a scuola, le cartelle che sono pesanti, le tasse, cioè, gli stessi problemi che abbiamo noi. Poi ci sono le sovrastrutture, che certamente contano, non è che siamo, è la stessa cosa. Ma voglio dire, recuperare la complessità ci permette quantomeno di avere una visione un po' più articolata e meno schematica. Sì, mentre parlava riflettevo su questa cosa. È come se, grattando un pochino dietro, come dire, gli articoli di giornale, i servizi del TG, a cui dietro, come dire, la rapidità della notizia, del pezzo su cui bisogna stare, mi chiedevo se un po' molte delle categorie con cui noi siamo stati abituati a guardare l'altro in generale, ma più nel particolare, come dire, l'altro nei paesi del Maghreb, sulla sponda sud del Mediterraneo, insomma i vicini di casa del Nord Africa, come se tutte le categorie con cui noi abbiamo osservato per decenni quel mondo in qualche modo si fossero rivelate completamente prive di senso, non so se completamente, comunque in larga parte prive di senso, per l'appunto lo scontro fra civiltà, come diceva lei. Il tema della paura, abbiamo assistito tutti, no? Anche soltanto pensandoci un attimo, che cos'è questa paura quando si dice paura dell'invasione, paura che vengono a fregarti il portafoglio mentre sei in coda per salire sul tram, paura che, come dire, facciano esplodere, poi chi faccia esplodere un autobus sul quale siamo noi, che cos'è questa paura? È una categoria, come dire, in qualche modo vuota, in quanto vuota, messa lì così, priva di senso, questa categoria dell'esportazione della democrazia, no? Mi veniva questa riflessione, la giro in una domanda. Uno dei punti su cui lei spende parole in qualche modo inequivocabili, ecco, inequivocabili in questo suo lavoro, è quel che riguarda i rapporti tra mondo mediterraneo e istituzioni internazionali, in particolare istituzioni comunitarie come l'Unione Europea. Leggo soltanto un passo perché mi sembra molto interessante. Lei scrive: il Mediterraneo è il nostro destino,
Bella frase a effetto che soprattutto negli ultimi 20 anni, da quando questo male è diventato di attualità per il grande pubblico, ha fatto da cornice a tutti i più triti e ritriti luoghi comuni sul cosiddetto mare nostro. È come se costruendo e espandendo immagini oleografiche sulle affinità tra i popoli delle due rive, sulle ragioni geografiche e culturali che ci accomunano, sulla culla delle tre religioni monoteistiche e così via, potessimo annullare le differenze, i contrasti e lo sfruttamento che ha visto l'Europa protagonista nei secoli scorsi e sotto forme brutali, meno brutali anche oggi. Anche le istituzioni da una parte e dall'altra partecipano a questo movimento. Le rivolte delle piazze arabe in particolare richiamano l'Unione Europea a riconsiderare la propria politica verso il Mediterraneo. Io le chiederei di spendere due parole proprio su questo tema, nei rapporti tra Mediterraneo ed Unione Europea. In un altro passo che non leggo adesso, lei esprime un giudizio chiaro, ad esempio sull'alto rappresentante europeo per la politica estera, sulla signora Ashton. Brava, come un'espressione un po' meridionale, posso capire, una brava cristiana. Al di là di questo non va per pigliarsi te, ma insomma, Gramsci ha tirato fuori un articolo che è uscito nel mondo, in cui dice praticamente cosa dovevo fare. Dice: noi vi diamo i soldi, però dovete fare queste cose qua. Se fate queste cose avrete una democrazia, se non le fate non avete la democrazia. Però anche questa cosa qui viene da lontano, questo discorso, nel senso che quando dopo la seconda guerra mondiale si comincia a parlare della possibilità di fare questo mercato comune, no, del carbone, dell'acciaio innanzitutto, e poi piano piano dal mercato comune si è passati ad altre categorie più articolate, si è anche detto a un certo punto quale sarà il nostro atteggiamento nei confronti della riva sud del Mediterraneo. E siccome c'era questa cattiva coscienza, che sono stati anche dei colonizzatori, hanno detto: va bene, il rapporto sarà un rapporto privilegiato per quanto riguarda l'esportazione di una serie di prodotti dalla riva sud verso il nord. E hanno iniziato, è iniziata una riflessione di politica europea, sempre man mano diventata sempre più europea verso il Mediterraneo. Questa passata da varie fasi, si è collocata con varie iniziative, fino ad arrivare al 95, in cui si è fatta la grande conferenza di Barcellona, che è un punto chiave nel discorso del rapporto tra l'Europa, l'Unione Europea e la riva sud del Mediterraneo. Questa conferenza di Barcellona, che ha dato luogo a una dichiarazione di Barcellona, è una cosa bella, se voi la leggete, un sacco di cose ci saranno molto belle. No? Si deve concepire il Mediterraneo come un'unica regione, il nord euro-mediterranea, in cui ci sarà pace e ricchezza condivisa. Così è detto. Quindi vuol dire, si gettava il cuore oltre l'ostacolo, oltre la siepe. No, si voleva fare tutto questo. E questo avveniva nel 95, mentre da una parte si erano avviati gli anni 92-93 il processo di pace israelo-palestinese, però nel 95 c'è l'assassinio di Isaac Rabin, no? Che avviene 20 giorni prima della conferenza di Barcellona, perché la conferenza di Barcellona avviene il 25 di novembre, 5-6-7 novembre, e l'assassinio di Rabin avviene all'inizio di novembre, in cui si comincia a capire che questa dichiarazione è una dichiarazione molto ideologica, che non fonda queste parole su cose concrete. Si va avanti fino a quando non arriva un tentativo da parte di alcune potenze, cioè la Francia soprattutto, osteggiata dalla Germania, noi come
persone che eravamo assenti o che erano stati assenti in tutta la politica mediterranea, di creare un'unione per il Mediterraneo. Un'unione del Mediterraneo, anche questa qui, fallita, proprio perché c'erano delle, come dire, avevano individuato una serie di punti su cui intervenire, ma non si mettevano d'accordo poi sul fatto che c'era Israele all'interno di questa realtà. Il discorso di Israele ovviamente è un discorso che è a parte, anche lì, se posso spendere una parola sulla cecità, diciamo, dell'Unione Europea, dell'America e dell'Occidente, perché anzitutto la situazione in Israele è una situazione che l'Inghilterra in massima parte ha creato. Era una terra, una terra senza popolo, per un popolo senza terra. Nessuno pensava che ci stava il popolo in quella terra, solamente si gestiva in un modo diverso da come l'Europa e l'Occidente pensavano. In quegli anni, nel 95-96, le elezioni in Israele le vinse Netanyahu, e la vittoria di Netanyahu significò, quindi la vittoria della destra significò la, diciamo, la caduta, la messa in discussione del cosiddetto processo di pace di Oslo, la stretta di mano tra Isaac Rabin, Arafat e Clinton. Ora, le categorie, per dare un po' il senso di che cosa è appunto l'Europa, l'Occidente, l'America, rispetto alla questione di questo genere. Siete, tutti conoscete la riflessione di Zenone su Achille e la tartaruga. Se la tartaruga la metti 100 metri prima di Achille, fanno la corsa, no? Achille è il più veloce, Achille. Quando Achille arriva dove stava la tartaruga sta più avanti. Quando Achille va sulla seconda tappa, la tartaruga sta più avanti, e praticamente non si annulla mai questo, non si tocca mai lo zero, ma c'è sempre uno scarto. Alla fine ci sarà lo scarto e effettivamente Achille non raggiungerà mai la tartaruga. E questo è successo con Israele e con la Palestina. 1999 la Palestina aveva deciso di chiedere il riconoscimento all'ONU come Stato. Intervento dell'Unione Europea e intervento dell'America, che gli dicono: rimandate per il momento questa richiesta, ma noi comunque vi appoggeremo. 2002 Annapolis, grande diciamo fanfara su questo problema, succede niente, fino ad arrivare ai giorni nostri, fino ad arrivare ai discorsi di Barack Obama al G8 di Barack Obama, che ha fatto al Cairo, e la posizione di Barack Obama dell'altro giorno, possiamo dire, no, quando ha detto: noi poniamo il veto perché la Palestina sia considerato uno Stato. Allo stesso tempo, in questi giorni qua, è successo che la Palestina è stata ammessa all'UNESCO. Scatenato l'ira. Io non voglio capire cosa significa, ma che essere ammessa all'UNESCO, diciamo, e l'ira gli ha scatenato. Ha scatenato l'ira da parte degli americani, che ha detto: noi non diamo manco più una lira all'UNESCO. Gli israeliani hanno detto: bene, siccome è così, noi costruiamo 2000 appartamenti a Gerusalemme Est. Vedo poi il rapporto tra, tanto più che poi questa politica, diciamo così, di invasione e la politica di fatto, di colonizzazione di fatto della Palestina, è nato da 48 in poi. È nato. Ora, allora vi rendete conto che, insomma, mettetevi voi al posto degli arabi. Io penso che dovete contare che 1 più 1 fa 2, e non è che qualcuno mi dice 1 più 1 fa 3, poi io dico: scusate,
come non lo dove. Allora, e questa è la logica in cui la gente vive. La gente vive in questa logica, dicendo tutte le promesse che ci fanno sono delle promesse vane. Questo non significa, evidentemente, abbiamo analizzato, possiamo fare un'altra conferenza per analizzare le contraddizioni all'interno del mondo arabo. Però l'atteggiamento dell'Europa rispetto alle rivolte è stato un atteggiamento che a mio avviso è stato tiepido. Pensate un pochino a cosa è stato nel 89. Nel 89 siamo scesi per strada, eravamo allegri, contenti che fosse il comunismo, che finalmente ci sarebbe stato, chi si pigliava i pezzi di volo a Berlino, cioè ci sarebbe stata questa nuova ondata di democrazia e così via. No? C'è stata una manifestazione, poi gente era contenta che stavano succedendo le rivolte nel mondo. Anzi, il nostro ministro degli esteri, speriamo che sia fra poco anche un ex ministro degli esteri, ci ha spiegato che la posizione dell'Italia nei confronti di Gheddafi era ancora di un sostegno, perché lì c'era la democrazia di base, perché c'erano i comitati rivoluzionari creati da Gheddafi, per cui c'era una democrazia che funzionava diversamente, ma era sempre una democrazia. Ci spiegava questo. Come ci spiegavano che succede adesso che se ne va Mubarak? Che succede? Che è successo quando se ne è andato Mussolini? Certo che ci sta un problema di transizione, no, ma perché la gente non è capace di affrontare un problema di transizione. Ecco, diciamo, questa ambiguità che io adesso vi sto raccontando in questo modo è sentita moltissimo. Cioè, se uno parla con un arabo in Egitto o in Tunisia o in Algeria, queste cose poi le sa. Ecco perché c'è una grande difficoltà, come c'è una grande difficoltà, no, adesso, perché hanno bisogno dell'aiuto, certamente, hanno bisogno dell'aiuto del fondo monetario, hanno bisogno dell'aiuto dell'Occidente, dell'America, dell'Europa. Quali saranno le condizioni di questo aiuto? E questo sarà un problema molto, ma molto difficile. Ci sono dei movimenti che dicono, che hanno fatto capire che l'Arabia Saudita dovrebbe sganciarsi dall'America. Ma è capace l'Arabia Saudita di aiutare l'Egitto così come l'America aiutava e aiuta l'Egitto? Quali sono le condizioni che pone per questo aiuto? Per esempio, dei 3.000 che sono morti, come si ricordano di quello che fece il padre quando a Hama, no? Per smidare un po' di estremisti islamici, fece fuori 20.000 persone, andava lì e sparava su interi caseggiati e chi c'era c'era. 20.000 persone. Quindi voglio dire, questi da Hama, che è successo nell'85, 82 forse, a oggi, questa gente si ricorda di queste cose. Anche e dice, vabbè, sono morti, non fa niente. Come si ricorderà di tutti questi morti, che sembra siano arrivati già a 3.000 e più. Quindi è un processo che non sappiamo assolutamente dove va a finire. Può anche essere ingabbiato, provvisoriamente può essere anche ingabbiato. Io non credo personalmente ad una, diciamo, a una presa del potere da parte degli integralisti. Primo, perché una cosa è dire si gestisce il potere e si comanda sulla base della legge islamica, una cosa è farla. Questa cosa qui, soprattutto in realtà, che non è solo l'Afghanistan, in realtà in cui, insomma, vuol dire, la parte positiva del comunismo ha significato, diciamo, la creazione di istituzioni che comunque sono, ci sono. E quindi bisogna fare i conti con questo. E quindi si dice, ma forse sarebbe importante
o sarebbe auspicabile un tipo di realizzazione alla turca. Anche lì il discorso alla turca è un discorso che ha secoli e secoli non di oppressione, ma sono stati loro a essere colonizzatori. Però all'interno del mondo integralista musulmano ci sono delle divisioni incredibili. Ci sono, non è così semplice che è nata vince le elezioni, tanto deve fare un governo, deve fare una costituzione, e questa costituzione non può che essere fatta con gli altri, perché la può fare da solo. E quindi c'è una dialettica, che è una dialettica giustamente democratica. Poi vedremo un attimo se, come dice il suo leader Ghanouchi, si ispirerà a un Islam alla turca, quindi un Islam moderato, un Islam, come lo dicesse, si ispirerà a quella che è l'unità della democrazia cristiana. Così era, no? La democrazia cristiana ci sta il potere, quella stessa cosa, diciamo, per dare l'idea, non è la stessa cosa, ma per dare l'idea della composizione e della struttura in Turchia. Quindi un sacco di questioni sono sul tappeto. Allora, ancora una volta, non si possono ridurre queste questioni ad una semplice, diciamo, schematizzazione che ci dà molte volte la televisione, i giornali, poi in Italia in maniera particolare, dove non c'è sta nessuna sensibilità per la politica estera, c'è poca sensibilità, e gli stessi telegiornali, io vedo molto spesso la Sette, lo vedo perché mi interessa sentire un po' la parte diciamo di politica interna, ma so perfettamente che non ci stanno ancora notizie di politica estera, a meno che non hanno fatto scoppiare una bomba atomica, non la mettono alla fine una notizia. Quindi in Italia, anche se anche i giornali, no, sono abbastanza, diciamo, onesti a trattare questo problema, però tanto tante altre cose di cui potrebbero farne anche a meno. Grazie. Allora, naturalmente, se poi c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o qualche sollecitazione o fare una riflessione, insomma, anche una critica verso quello che è stato detto questa sera, più che volentieri ci riserviamo sicuramente lo spazio. Io volevo, per chiudere un pochino questa parte, insomma, abbiamo interagito soprattutto noi, chiederle sostanzialmente un'opinione su questo. C'è una questione che mi colpisce, no? Che da una parte ci sono i paesi della sponda sud del Mediterraneo, che guardando una cartina sono tutti coinvolti a vario titolo nelle rivolte, dall'altra c'è la sponda nord del Mediterraneo, su cui si affacciano paesi come il nostro, l'Italia ovviamente, che qualcuno ha definito la piattaforma, la porta aerea, no, nel Mediterraneo, c'è la Spagna, c'è la Grecia, ci sono questi paesi che sono alle prese con altri problemi gravi loro. Insomma, attorno al Mediterraneo, in questi mesi, in queste settimane, in questi anni, come dire, insistono delle grosse sacche problematiche e che non sono indifferenti, perché la Grecia è sull'orlo del fallimento, se non è già fallita, l'Italia è sull'orlo del fallimento, però appunto se non è già fallita, la Spagna ha vissuto e sta vivendo a suo modo problemi analoghi, e mi chiedevo questo, insomma, da qualche parte, in qualche modo, non lo so, è proprio una domanda, come dire, a cui non saprei dare una risposta, da qualche parte, in qualche modo, in qualche angolo nascosto, c'è una qualche relazione tra, come dire, tutti questi grossi sommovimenti di natura estremamente diversa, che però, come dire, coinvolgono paesi che stanno in una macro area regionale tutto sommato comune? Io un po' l'ho detto a passo all'inizio, secondo me ci sta un malessere che non è facilmente interpretabile, cioè si può dire per esempio per i paesi della riva sud del Mediterraneo hanno fatto una rivolta contro le dittature, ma non è sufficiente neanche questo, perché il discorso va anche
contre. Pensate soltanto al modo con cui c'è stata la mobilitazione che ha messo in campo queste nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie sono servite molto anche a creare, diciamo, un movimento. Poi ovviamente uno può fare la manifestazione, nasce il computer, va a fare la manifestazione, non si fa la manifestazione in maniera, diciamo così, dietro un computer. Si fanno alcune delle socializzazioni, ma poi insomma, bisogna scendere in piazza. Certo che noi anche siamo combinati, insomma, dire, questo discorso della situazione italiana o la situazione greca, che è molto diversa da quella italiana, comporta a mio avviso una situazione in cui non è che si può continuare ad andare avanti in questo modo. Cioè noi abbiamo avuto, diciamo, governi, cioè abbiamo avuto anche governi che hanno, a mio avviso, interpretato nella maniera più deleteria, diciamo, o sollecitato in maniera deleteria gli istinti umani. E probabilmente, come è probabilmente la realtà che si è del mondo arabo, come dicevo prima, è una realtà che oggi costituisce un modello. Quindi l'hanno fatto, non è che non l'hanno fatto, ci sono stati morti, però sono scesi per strada e hanno manifestato pacificamente. Quando si manifesta pacificamente fino anche nello Yemen, dove in ogni caso ci stanno almeno quattro Kalashnikov a testa, no? Nello Yemen si esce armati. Si esce. Quindi quando addirittura, evidentemente c'è qualche altra cosa che dà un modello, che crea un modello, fa pensare a un modello di rivoluzione un po' diversa da quella a cui noi siamo stati abituati a pensare. E siccome noi non faccio condovino, non posso dire com'è, posso solamente registrare che cosa sento girando per questi posti e sento un grande malessere, lo sento anche con i miei studenti, lo sento con i giovani che incontro, sento un grande malessere. Un malessere che poi nello stesso tempo è anche, che si inserisce sicuramente in un tentativo di cambiare i termini della democrazia. Chi avrebbe mai pensato che arrivavano i commissari da Bruxelles, poi il Fondo Monetario, e dicevano, queste sono le domande, rispondete a queste cose qua. Allora, cioè abbiamo, può darsi che stiamo accelerando una fase che avevamo pensato di fare, non abbiamo mai fatto, cioè l'unificazione politica dell'Europa, non credo molto. Quindi da questo punto di vista, che è là che sono i soldi, la grande finanza, no, che comanda, e sarà la grande finanza probabilmente che potrebbe ricreare anche nella riva sud del Mediterraneo, diciamo, classi contrapposte. Ricchi, 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 ricchi e poveri, 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 perché lì quando si è poveri, si è poveri, non è che si è poveri. Quindi voglio dire, questa trasformazione, secondo me, vede due attori. Da una parte ci sono queste, così questo evidentemente non c'è nessuna, come dire, nessuna analisi scientifica, quello di. La stessa cosa potrebbe dire qualsiasi giornalista, magari lui ha fatto studi più di me, oppure un direttore di rivista, dice delle cose che pensa, io sto dicendo delle cose che penso, in questo momento per me che siano fondate su una realtà scientifica di ricerca. E probabilmente dicevo che questo tipo di realtà vede schierati in questo momento una finanza internazionale che ha fatto il bello e il cattivo tempo,
e una politica che è stata asservita a questo tipo di finanza, è un movimento di resistenza che ancora non si esprime, che ancora non ha, innanzitutto non ha leader, e poi non ha la capacità di coagulare se non piccole. La cosa che mi colpisce è il fatto che per la prima volta un modello di antagonismo, no, non è venuto dal nord verso il sud, cioè non è venuto dall'occidente verso il mondo arabo, ma è venuto dal mondo arabo verso l'occidente, perché ovviamente anche le manifestazioni che hanno fatto a Tel Aviv, hanno fatto a New York, hanno fatto in Spagna, prendono a modello, gli indignati prendono a modello quello che è successo nella riva sud del Mediterraneo. Quindi è interessante che per la prima volta, no, il movimento non è andato da nord verso il sud, è andato da sud verso il nord. Quindi io credo che ci sarà una fase di grande, insomma, interesse per certi versi, perché insomma, finalmente si muove qualche cosa, non siamo costretti solamente a pensare ad altre cose, insomma, siamo costretti a pensare a come dobbiamo organizzarci, come dobbiamo strutturarci, cosa devono essere i valori con cui abbiamo vissuto, come devono essere tradotti anche in nuove realtà. Quindi è molto interessante. Sostanzialmente penso che ci sia questa contrapposizione, una contrapposizione che vede per il momento vincente ovviamente la grande finanza e la politica che segue la grande finanza. Io sono convinto, per esempio, che la situazione dei, a parte il debito pubblico nostro, che è quello reale, ma la situazione è per cui il debito nostro sia così e che i nostri buoni del tesoro siano così derozzati, è un discorso che fa capo a Sarkozy e Merkel. E perché fanno questo qui? Perché c'è un discorso di potere anche all'interno del mai si era visto che si era sempre parlato dell'asse franco tedesco come l'asse portante. Adesso sono loro che si mettono a ridere sull'Italia. Cioè, sono loro che si mettono a ridere sull'Italia quando hanno di che ridere loro stessi dei loro paesi. E questo non è un, io non sono assolutamente un nazionalista, anzi. No, ma scusi, professore, secondo me ridono dell'Italia perché noi siamo governati da un governo come quello attuale, sì, non, però per noi italiani. Sì, però bisogna avere un limite nelle cose. Cioè, se, quando ridi dell'Italia è troppo facile dire che ci sta Berlusconi. Stai parlando di Italia. Il problema è questo, stai parlando. Però abbiamo una classe politica che non è assolutamente in grado completamente, d'accordo, ho detto più volte questa cosa, qualcuno non l'ha capito, non dico esplicitamente. Non è questo il problema è che tu non puoi immaginare di ridere di una situazione quando tu stesso, ma Sarkozy sta in queste condizioni che probabilmente perderà le elezioni. Probabilmente. Sì. Cioè vuol dire tutto questo giro che sta facendo, dalla politica internazionale alla politica interna, è perché nel 2012 deve presentare all'elettorato francese, dove ci sta un rifiuto molto molto grosso. È la stessa cosa per la Merkel. Quindi voglio dire, dove sta la verità in tutta questa roba? Ci sta Berlusconi, sappiamo perfettamente, non ci fanno parlare. Questo lo sappiamo perfettamente. Però io sono convinto che, ripeto, ci sono dei movimenti profondi che non so bene dove andare a finire, ma certamente non è assolutamente convinto che si deve andare avanti allo stesso modo di prima. Infatti anche io mi chiedo spesso se sia proprio così necessario rimanere nell'Europa ad oltranza, insomma, a qualsiasi costo. Perché vuol dire l'Europa è governata da un manipolo di stati che mi sembrano più reazionari che democratici, per cui anche là mi sembra che governi più la classe medio-alta che non quella medio-bassa, no? In quegli stati lì che abbiamo già detto, la Germania e la Francia, per cui l'interesse delle classi medie non verrà mai fatto se noi seguiamo il loro andazzo, no?
questa gente preferisce mandare in pensione il lavoratore 5 anni più tardi, creando un grosso problema per la disoccupazione giovanile, piuttosto che andare a reperire le risorse dove ci sono. E io penso che si possano trovare queste risorse senza andare a creare problemi sulla classe lavoratrice, no? Mandarla in pensione sempre più tardi. Adesso siamo passati ai temi di politica. Io sono anche, posso dire una cosa, l'Europa è comunque un valore, non è una realtà, è anche un valore, diciamo, bisogna vedere le cose anche in prospettiva. Abbiamo una classe, diciamo, dirigente, e abbiamo un funzionamento delle istituzioni europee che a me personalmente non mi convince, ma con questo non dimmi assolutamente la mia propensione ad avere, diciamo, un discorso europeista. Si vede anche attraverso i giovani, ne parlavamo prima a proposito, diciamo, dell'importanza che ha avuto nella formazione dell'Europa, non dell'Europa politica, ma dell'Europa, diciamo, della coscienza, dell'Europa, diciamo, della facilità del trasporto, della mobilità e così via, che hanno avuto i giovani, l'Erasmus, per esempio. I nostri giovani sono andati fuori, sono venuti, diciamo, è molto molto importante tutto questo, che probabilmente non sarebbe stato possibile se alla base di tutto questo non ci fosse questa ipotesi, questa idea, no, di costruire un'Europa. È una tappa. Questa tappa formata è guidata da gente, secondo me, cioè non era così quando c'era degli Asperi, quando c'era Denaro, quando c'era Cole, non era così, era diverso. Era diverso, cioè erano delle persone che avevano anche una lucidità, come dire, ideologica, avevano anche una speranza. Che speranza danno questa gente qui? Quale speranza danno? Uno si può identificare alla politica della signora Merkel o alla politica del signor Sarkozy, non dico la politica del signor Berlusconi, come speriamo che sia ex, dai, e non se ne va lì. I danni che sono stati procurati sono danni veramente profondi, sono danni culturali, non danni materiali. Cioè, quando dei giovani cominciano a pensare delle cose anziché altre, no, cioè, voglio dire, io ho fatto pure un giovane, no? Io dicevo ai miei studenti qualche settimana fa, dicevo, beh, allora facciamo un esempio, perché tutti dicevano, facciamo, non ci sta una politica per i giovani, così. Allora, facciamo un esempio qua, in questa bell'aula, una ventina di persone, questi li dai. Allora, tu sei ministro e ministro, tu sei ministro e ministro, che fate dei giovani? E allora tutti dicevano sempre il potere deve fare. Almeno i giovani degli anni 70 non dicevano il potere deve fare, facevano delle cose, delle cazzate forse, ma le facevano. E c'è un ridimensionamento che è estremamente importante, un ridimensionamento, diciamo, della possibilità di essere un momento visionario. Io non sono d'accordo, però, perché invece secondo me i giovani stanno facendo, grazie anche alla spinta che c'è stata dal sud, io mi riferisco in particolar modo alla Spagna, perché a Madrid, al movimento di Madrid, poi Barcellona, dei cosiddetti indignados, anche se molti di loro non amano questa etichetta, perché almeno quanto abbiamo sentito anche da alcune esponenti, rappresenterebbe troppo un contrasto al potere, no? Anche quello che in Italia è un po' diversa la situazione, perché comunque abbiamo visto anche quello che è successo alla manifestazione, però ci sono stati anche 3 anni passati in cui c'è stato un movimento molto forte da parte dei giovani. Quello che lei diceva prima è vero, secondo me, che le forme ancora non si sono trovate per l'espressione. Io penso che anche i movimenti stanno cambiando molto, per esempio anche sulla leadership, sull'idea della leadership. Io vedo che c'è una certa ritrosia da parte dei movimenti a adottare certe categorie, certe modalità del passato, no? Appunto la leadership è una.
una delle pressioni che fanno al movimento spagnolo è proprio quella di chiaritevi, datevi un nome, datevi un'identità. Loro sento che sono sfuggenti, però penso che sia anche un tentativo di tentare forme di politica diverse. Se, come diceva lei prima, non si tratta di una crisi, diciamo, di congiuntura, ma una crisi... No, ma io sono d'accordo su queste cose. Scusa, posso solo un secondo, perché volevo... Intanto mi avete aiutato a fare la parte più difficile del lavoro, cioè avete iniziato da solo il dibattito, e quindi questo va molto bene. C'era un'altra domanda del signore là in fondo prima, forse lei vuole rispondere prima, no, a questa domanda, no. E poi se c'è qualcun altro che vuole intervenire, se ci fa un cenno, così facciamo girare il microfono. Grazie. Volevo dire bellissimamente, io sono pienamente d'accordo su questo. Quando dicevo c'è una diversità, perché dicevo che effettivamente, insomma, gli spazi anche di immaginazione oggi si sono anche, a mio avviso, ridotti, perché diciamo i modelli culturali che sono circolari sono modelli culturali avvizziti, sono modelli culturali molto... E questo, per quanto un giovane si possa difendere da tutto questo, deve far fronte a tutta questa roba qui. Quindi il discorso della leadership si faceva anche negli anni 70, c'era un discorso di questo genere che era molto semplice. Quindi insomma, sono d'accordo che, perché l'ho detto prima, che ci sta un movimento magmatico per certi versi. No, volevo dire, sono sostanzialmente d'accordo sulla valutazione che lei ha dato della nostra classe dirigente. Uno dei difetti della democrazia è proprio quello di qualche volta selezionare una classe dirigente che parla alla pancia della gente, piuttosto che una classe dirigente che conosce la storia, immagina il futuro e indica delle direzioni su cui muoversi. E questo, secondo me, è la cosa importante. Lei ha fatto, parlando del Mediterraneo, ha parlato della storia, ha parlato dei sensi di colpa che possono avere gli europei o i risentimenti che possono avere i popoli in nord del Mediterraneo. Però secondo me bisogna riuscire a capire quali sono gli elementi di novità in questa situazione, per cercare di capire quello che ci aspetta indipendentemente da quello che è stato, no? Quello che è stato è comunque importante e influenzerà le scelte, le decisioni, i comportamenti, ma quello che sarà e quello che sta succedendo è ugualmente importante per decidere che cosa fare. Secondo me ci sono degli elementi, provo a dirlo, io non sono uno studioso, cerco di interpretare in qualche modo con le mie risorse. Gli elementi legati alla, come dire, quello che viene genericamente chiamata globalizzazione, nel senso che gli stati con le loro frontiere fisiche, ma frontiere anche culturali, storiche, politiche, eccetera, sono stati bucati drammaticamente dallo sviluppo tecnologico, dalla comunicazione, dai movimenti dei popoli, dal fatto che la gente viaggia, non so, anche in Iran, che è un paese molto isolato, gli iraniani attraverso internet comunicano con il mondo, ricevono informazioni, eccetera. Questi elementi portano ad una visione di una società futura molto, come dire, comunicante, al di là delle volontà delle organizzazioni, degli stati, eccetera, e quindi anche a forme di relazioni che non sono, potrebbero essere molto diverse da quelle che sono state in passato e devono essere, come dire, organizzate, pensate, studiate, progettate. Lei come la vede questa cosa? Secondo me, anche nelle rivolte arabe, nella primavera araba, l'effetto meticciato, no? Quindi comunicazione, mescolamento di idee, di persone,
so, tantissimi sono gli immigrati del Nord Africa che sono venuti in Europa e che comunicano con i loro parenti, amici che sono al nord e quindi trasmettono informazioni. Noi stessi dobbiamo anche pensare al rapporto con loro, come un rapporto che in qualche modo ci può arricchire. Non siamo noi che abbiamo, abbiamo il nostro modo di vedere, i nostri valori, eccetera, ma dobbiamo pensare che questi possono essere arricchiti anche da culture diverse, che sono nate in modo diverso. Questo, secondo me, prefigura un mondo diverso da quello che abbiamo conosciuto, rispetto al quale ci troviamo assolutamente impreparati. Lei cosa ne pensa? Io sono sostanzialmente sono d'accordo con questa visione che lei ha prospettato. L'unica cosa forse che mi sento di dire è che non possiamo fare dei salti, cioè, voglio dire, nel senso che lo dicevo poi prima, cioè, questo, come facciamo a vivere quello che noi sono stati i nostri valori, il nostro modo di pensare in realtà che sono così in movimento, no? Quindi questo passaggio non è un passaggio dato, conosciuto, per cui io sono convinto, sono d'accordo sostanzialmente con quanto mi diceva, perché sono convinto che ci sono, cioè non ci sta, fino a quando la democrazia non riuscirà a soddisfare, diciamo, nella sua agora le diversità, no? Che non sia assimilazione, che non sia modello inglese delle monadi che non si toccano, cioè fino a quando la democrazia non riuscirà a capire che modello ha di comportamento, diciamo, nei confronti delle diversità, no. E questo è un elemento molto, proprio perché c'è tutto questo discorso della globalizzazione, non si ferma più nessuno, per questo vuol dire alcuni movimenti politici fanno ridere, che è sempre bello mettere un bel muro nel Mediterraneo e qui lo scavalcano, anche se ci metti un muro. Cioè, questa è la sfida, che è anche la cosa interessante del momento. Però bisogna, come dire, in questo senso io sono convinto che bisogna vivere questo passaggio. Bisogna viverlo fino in fondo questo passaggio. Sì, lei ha citato, si sente? Ha citato Fukuyama come autore paradigmatico, e forse si potrebbe aggiungere un altro che è la Huntington. Ha detto lui. Ah, bene. Il mio udito è un po'. Allora, questo ha scritto un libro di cui non ricordo il titolo, che io non ho letto totalmente perché penso sia inutile. Basta leggere la prefazione, e c'è una serie di cartine molto, molto. La tesi è semplicissima, poi credo che venga sviluppata nel corso di tutto il libro. Ma c'è una cartina che traccia in maniera semplicissima i confini di quali sono le potenze nemiche. Oltre ai paesi islamici, c'è tutto i paesi greco-ortodossi. E quindi delineare una potenza, diciamo, nord europea atlantica deliberatamente fondata su un cristianesimo, diciamo, protestantesimo fondamentalista, e quindi tutti questi fenomeni, mi riferisco in particolare all'assalto ai paesi periferici e guarda caso greco-ortodossi cattolici della periferia europea, Irlanda in senso antiorario, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia e Grecia, rientri in questo progetto. Quindi quello che si diceva, cosa ci aspetta? Ci aspetteranno tempi molto duri. Non credo che sia solo un problema delle personalità di Sarkozy o della Merkel, per quello che loro valgano, ma c'è un disegno deliberato cui questi si allineano e se ne rendono protagonisti, loro e l'Inghilterra. Ma se questa politica è così deliberata e messa in pratica, non può che portare, diciamo, a queste conseguenze di cui noi adesso cominciamo a pagare i risultati. Cioè ci accomuna, insomma, questa sorte qui ci accomuna, perché è come un discorso del carciofo, man mano vengono tolte le foglie esterne,
per non citare tutti i paesi arabi che adesso l'Iran si vede minacciato di bombardamento eccetera, perché sta sviluppando l'industria nucleare, quando è notorio che Israele possiede qualche centinaio di ordigni nucleari fatti dagli europei e dagli americani. Ecco, quindi quello che ci aspetta è un tempo molto duro, perché c'è una politica molto deliberata e molto conseguente. Ecco. Le chiedevo se lei è d'accordo. Ma io l'unica cosa, devo dire la verità, non sono molto d'accordo sul disegno deliberato da parte di come ci fosse, diciamo, 10 persone che sono in una bella stanza dei bottoni e fanno. Ci sono degli interessi che convergono, probabilmente convergono verso quello che dice lei. Per cui effettivamente ci sono dei segnali molto, molto strani. E sicuramente lei ha citato il caso dell'Iran. Tutta la dibattaggio pubblicitario che hanno fatto sul presunto assassinio sul tentativo di assassinio dell'ambasciatore saudita in America, che è una balla qualsiasi, no, stanno accumulando tutta una serie di cose che probabilmente porterà, diciamo, forse un attacco da parte di Israele sull'Iran, e ci scateneranno una cosa non di buon conto, perché a quel punto ci saranno dei posizionamenti da parte necessariamente della Turchia, ci saranno dei posizionamenti da parte allora lì per esempio la Siria metterà in secondo ordine il problema della rivoluzione, perché ovviamente un attacco del genere è ovvio che, insomma, ci sarà una mobilitazione completamente diversa, e ci sarà una mobilitazione diversa nel mondo arabo, nonostante ci sia i sunniti siano maggioritari e c'è un odio feroce nei confronti degli sciiti, però probabilmente questo tipo di discorso va letto forse in questi termini, va letto anche nei termini di un tentativo di stoppare anche queste rivoluzioni. Dove ci portano? Chi comanderà effettivamente? Quali saranno le garanzie per noi? Questi sono i discorsi che le accademie si fanno, che sono diversi dai discorsi che facciamo noi, ovviamente. E quindi, senza entrare in un discorso di fantapolitica, ma insomma, dire, certi segnali sono incoraggianti. Prego, signora. Di tutto quello che è successo in fondo è stato reso possibile dalle nuove tecnologie. E mi aggancio un po' al discorso del Signore. Probabilmente questa primavera araba, cominciata quasi in un modo banale con la rivolta del pane, poi si è trasformata in un'onda che è dilagata, ha preso un po' tutti. Allora, questi mezzi moderni che ci portano subito, immediatamente, i problemi del mondo di quello che sta accadendo e in ogni parte della Terra, ha trovato un humus che è comune ormai dappertutto. E quindi diciamo che le persone comuni sentono che la dignità è importante e che non è più pensabile che la finanza e la cosa faccia queste cose. Come ha detto la signorina, gli indignados di lo sanno tutti che ci sono, che le cose vanno cambiate, ma c'è ancora il problema di come è la gente comune di tutti che si trovano davanti alle necessità di cambiare, ma non si sa come. Ecco, quindi il vero problema, penso. Lei ha ragione, però io credo che tutte queste domande sono una cosa positiva. Immaginate un pochino che una realtà, una conferenza, senza che nessuno si fosse chiesto a dove andiamo, facciamo, sarebbe stato un pochettino un fallimento. Io sono contento che voi come me, come tante altre gente, si chiede che fare. Lo chiedevo pure
tempo naturalmente per rinnovare a tutti voi l'invito al prossimo incontro, che sarà martedì 15, cioè il martedì della settimana prossima. L'ospite sarà Gabriele Del Grande, che è un giornalista, diremmo, d'inchiesta, con il quale insomma dialogheremo soprattutto sul tema del Mediterraneo come luogo di transito. Il Mediterraneo al tempo dei respingimenti è il sottotitolo di un suo libro che ha pubblicato recentemente e del quale colloqueremo la settimana prossima. Grazie a tutti di essere intervenuti. Grazie.